Qua a Piazza Navona incontriamo anche Simone Sapienza, che debutterà quasi un debutto su Libre TV e ci racconterà qual è stato il primo contatto con Marco Pannella che ha avuto proprio qui a Piazza Navona e in che occasione. Era la distribuzione, credo, era un comizio in cui venivano distribuiti i soldi. Io lo seguivo da tanto tempo, mi ero preparato, io sono di Ciampino e quindi l'unica persona significativa che era passata a Ciampino praticamente era Pasolini, ed ero fissato, all'epoca avevo 15 anni, con gli scritti di Pasolini, e quindi mi ero preparato questa, avevo letto dei rapporti con Pannella, quindi mi ero preparato questa battuta tutto il tempo del treno, ora vado lì e gli dico a Marco, continua a bestemmiare. Quindi sono arrivato in questa piazza, la prima immagine che ho visto è questo tavolo enorme con tutti questi militanti, tra cui Diego Sabatinelli, che prima mi ha confermato appunto il luogo, che non ricordavo bene, e tutti questi militanti che avevano tutti questi soldi da gestire, mi venne un effetto incredibile di, ma come fanno a fidarsi di gestire tutti questi malloppi con, c'è un senso, parliamo di soldi, di banconote, sì, di banconote, scusa, per la ristruzione del finanziamento pubblico dei partiti. Quindi ci fu un impatto con questa comunità, oggi è stato ricordato, familiare, ma di grande fiducia. Immagino che il Movimento 5 Stelle, la ditta Casaleggio, mai darebbe ai militanti così tanti soldi in mano da distribuire. 97, credo. E quindi niente, la prima immagine è questo, poi vado alla fine del comizio, vado incontro a Pannella, che era esattamente il doppio di me, e vado lì e gli dico, Marco, continua a bestemmiare, e lui mi risponde, ma tu come ti chiami? Simone. Simone, tu dacci una mano qui a tavolo. Questo è il... Sei stato così arruolato? Contro fisico con Pannella. E poi ho continuato a fare tavoli insieme a tante persone, alcune non ci sono più, come quello di Ilde Bonassisi, che era una signora, già all'epoca aveva 80 anni, una delle prime avvocatesse del Foro Romano, che faceva dei tavoli fino a notte fonda ed era straordinaria, e sono cresciuto con questa gente qui. Clotilde mi ospitava, io venivo a fine della scuola dai Castelli Romani, venivo a Piazza Bologna nella sua casa e leggevo, lei c'aveva un sacco di libri sui radicali, facevamo lunghe chiacchierate, ed era una sede del partito, la casa, come tutte le sedi, le case dei radicali, era piena di manifesti, di giornali ritagliati, e quindi... Sono stati anni molto belli in cui mi sentivo di uscire fuori dalla realtà, dalle solitudini, dalla emarginazione che ogni adolescente, diciamo, può incontrare, e questo è poi, insomma, continuata. Poi il giovane Simone è cresciuto, oggi è, diciamo, tra la dirigenza in qualche modo dei radicali, e che tipo di, in qualche modo, percorso vedi per le idee radicali che viaggeranno parallelamente al movimento radicale? Ecco, il movimento riesce attualmente, secondo te, per come è strutturato, a portare avanti queste idee, quelle che Marco ci ha lasciato, soprattutto, diciamo, la svolta transnazionale che poi si è avuta e che deve essere ancora pienamente compiuta probabilmente? Sì, si è realizzata per una serie di anni in maniera straordinaria, con tanti compagni che sono riusciti ad aprire sedi, a tentare di fare iniziative contemporanee. Poi è la politica proprio che è cambiata, ormai per fare politica internazionale devi essere una multinazionale dei diritti umani, è pieno il mondo di associazioni, coordinamenti, grandi istituti che si occupano di politica internazionale e di diritti umani, ma manca proprio a tutti, manca ancora, non è stato realizzato quello che era il progetto del Partito Transnazionale, però penso che dovremmo avere la capacità di, magari subito già dall'estate, di convocare
un seminario, ma soprattutto avere la capacità di invitare non solo radicali, cioè tante persone che hanno i nostri stessi ideali e la capacità di organizzarli magari in forme diverse, e poi decideremo insieme, speriamo in un congresso, quale può essere il futuro. Ed è ovvio che non possiamo non fare i conti con quello che Pannella diceva già dall'86, cioè che la politica non può essere concepita con una dimensione nazionale, perché sarebbe appunto un'illusione. E quindi questa è la prima sfida. L'altra sfida molto difficile è far conciliare quest'anima di radicale storica, cioè di essere anticipatrice, e quindi di per sé riuscire con estrema difficoltà a raccogliere un consenso, perché se la tua funzione è quella profetica, come sappiamo i profeti hanno poco consenso in patria, no? E quindi con le adesioni come scritti, e le adesioni come consenso elettorale. E questo è stato un nodo che a volte è riuscito, altre volte no, però una contraddizione, una differenziazione che ad esempio io vedo forse una delle più profonde con i grillini. Cioè i grillini raccolgono, ho sentito in questi giorni in televisione, no, la differenza, se solo loro sono gli eredi, loro raccolgono, sono capaci di raccogliere intorno al loro leader, al loro simbolo, alla loro proposta, un'opinione pubblica già matura, e quindi la sanno incanalare. I radicali hanno avuto proprio tutta un'altra funzione storica, che è quella di anticipare, e quindi di essere scomodo, scusami, quindi di essere per forza a volte, per rompere, scandalosi, e quindi delle volte irritanti, e questo si concilia difficilmente con consenso poi elettorale. Anche perché quando poi vinci e riesci a convincere, a quel punto la battaglia è vinta da tutti, e quindi ha anche una difficoltà, lo ricordava anche Rutelli, di essere poi rivendicata, e quindi poi anche forse per questo poi c'è stata sempre la spinta di cominciare una nuova battaglia, dimenticare il successo che a quel punto è di tutti e cominciare una nuova sfida. Il discorso che sarà preparato per il congresso a cui non partecipo mai. Esatto, da cui siamo partiti con questo video, con la mia frase a Pannella. Perfetto. E con Pasolini concludiamo. Grazie Simone Sapienza. Grazie.